sì tosto come l'ultima parola. La benedetta fiamma per dil tolse. A rotar cominciò la santa mola. E nel suo giro tutta non si volse, prima che un'altra di cerchio la chiuse. E moto a moto e canto a canto colse. Canto che tanto vince nostre muse, nostre serene in quelle dolci tube, quanto primo splendor quel che refuse. Carissimi, oggi 25 marzo è riconosciuto dagli studiosi come la data dell'inizio del viaggio dell'aldilà della Divina Commedia. È stato indicato nel 2020 come la data della celebrazione in tutto il mondo del Dante Dì. Quest'anno, inoltre, ricorre il 700° anniversario della morte del sommo poeta. Perché tale occasione, come avete visto e sentito, ho letto le tre terzine del canto dodicesimo, nel quale il canto dodicesimo e l'undicesimo sono dedicati all'esaltazione rispettivamente di San Francesco e di San Domenico. I due santi sono presentati sempre insieme come i pilastri su cui si è rifondata la Chiesa del XIII secolo. Parallelamente, ma una incrociata, viene svolta la polemica contro i due ordini dei loro creati. Il canto dodicesimo che abbiamo ascoltato, l'inizio del canto dodicesimo, è formato in maniera simmetrica rispetto all'undicesimo. All'eroe della cristianità San Francesco corrisponde San Domenico, un altro eroe della cristianità. Domenicano. San Tommaso, quello che fu francescano, San Bonaventura. Dopo che San Tommaso ha terminato di parlare, la corona degli spiriti sapienti, della quale fa parte San Tommaso, riprende a ruotare intorno a Dante e Beatrice. Prima che essa abbia completato il suo giro, sopraggiunge una seconda corona, che si dispone intorno alla prima, accodandosi ad essa nel canto e nel movimento. Da questa corona di alloro, dopo che il canto e la danza sono terminati, si alza la voce del francescano San Bonaventura, il quale inizia l'esaltazione di San Domenico, altro grande riformatore della vita religiosa del secolo XIII, a San Francesco. San Bonaventura ricorda la nascita e i primi prodigi che accompagneranno la vita di San Domenico, il quale mostrò ben presto un ardente amore verso Dio. Amore che lo spinse ad approfondire sempre di più gli studi filosofici e teologici per combattere le eresie che minacciavano l'unità della Chiesa, mentre San Tommaso, nel canto precedente, ha messo in rilievo la corruzione diffusasi fra i seguaci di San Domenico. Ora San Bonaventura costa armamente che l'ordine dei frati minori appare tormentato dalle discordie e dalle lotte che li fanno dimenticare lo scopo primo per cui esso era stato fondato. San Bonaventura termina il suo discorso ricordando i nomi dei 12 spiriti sapienti che si trovano con lui nella seconda corona. Celebrare Dante nella ricorrenza settecentenaria della sua morte è una ricorrenza di grande piacere per la giornata, perché la Divina Commedia di Dante è infatti non soltanto una delle più opere di poesia che siano mai state prodotte, ma la prima grande opera letteraria scritta in una lingua europea moderna. Perché Dante si tenace sempre più coinvolgente della sua fama e la sua popolarità presso un pubblico internazionale in continua espansione, vuol dire riaffermare con forza quel collocamento storico e culturale e artistico come valore fondamentale sentito dagli uomini del XXI secolo, è una promessa comunque irrinunciabile della costruzione di un nuovo mondo che sia e vuole di essere non disincoronato dalle radici del presente.